Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Easy Italian. Oggi parliamo delle donne italiane, se sono diverse rispetto alle donne all'estero e com'è essere donna in Italia oggi. Andiamo! Come descriveresti le donne italiane? È una domanda un po' complessa da a cui dare una risposta fissa. Se dobbiamo parlare dell'ultimo decennio, anche ventennio, direi all'avanguardia rispetto ad un tempo, diciamo. Secondo me, non so voi all'estero anche come vedete la donna italiana, però personalmente non riesco a individuare uno schema preciso. Di solito le donne italiane sono viste come che si appassionano alle cose, che vivono sentimenti forti. Non credo che siano tanto diverse dalle donne di tutto il mondo, però forse sì, il modo in cui vivono i sentimenti è più forte in Italia rispetto ad altri posti del mondo. Reputo che adesso siano molto più libere di una volta e che siano molto più intraprendenti e autosufficienti, che è una condizione che in realtà a me piace molto. Che siano passionali. Poi io le vedo anche un po' come forse un po' più perfezioniste in generale rispetto magari ad altre donne. Le vedo sempre molto composte, pulite, anche alla moda. Magari vivendo a Milano ho avuto questa sensazione. Anch'io devo dire, è una opinioni contrastanti, esatto. Dipende molto, è molto soggettivo, però in generale sì, direi abbastanza passionati, forse è il termine più adatto, ecco. Poi in Italia ci dividiamo comunque in zone, quindi non è semplice, non esatto. È semplice. Noi siamo più centro-sud, quindi d'Italia, siamo quindi un po' più attaccati, tipo. Cioè la storia italiana è sempre stata legata ai sacrifici delle donne, al fatto che le madri o comunque hanno portato avanti le famiglie, spesso sacrificando la loro carriera, e questa cosa, anche se adesso non è più così, si riflette nel modo in cui la donna vive se stessa e vive il rapporto con gli altri. Sì, sì, sì. Quindi io direi che la donna italiana è bella, passionale, emancipata e mamma. Sì. Intelligente e che ha voglia di riscatto. Ci sono cose che sono difficili per le donne italiane ancora adesso? Sì, secondo me è difficile che acquisiscano un ruolo nel mondo del lavoro, nel senso che spesso si tende a privilegiare gli uomini anche semplicemente solo nel far carriera, perché le donne vengono viste un po' come se avessero un handicap, anche solo perché magari fanno un figlio, devono stare in maternità, oppure comunque di solito è sempre la mamma che scappa se il bambino sta male o sta a casa. E quindi sì, secondo me c'è ancora qualche pregiudizio. E ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi anni in Italia? Anche pensando al ruolo della donna. Sì, secondo me, soprattutto nei ruoli di coppia, si è molto più alla pari, molto molto più. Sì. Cioè magari rispetto a quello che è lo stereotipo, non lo so, adesso italiano, in generale i paesi del Mediterraneo. Sì, magari sì, cioè sì. Su un discorso appunto di allineamento dei ruoli e sì, sì, questa sì, cosa più o meno questo. Molto più spesso viene fuori, secondo me, oggi. Magari a differenza con il passato, la donna è sicuramente più all'avanguardia, sicuramente più, come dicevo prima, emancipata,
E adesso io faccio magari il paragone con, essendo siciliana, con le donne siciliane di un tempo che comunque erano perennemente in casa ad accudire la famiglia, cucinare, sistemare la casa, e c'era anche molta gelosia, possessività da parte dell'uomo nei confronti della donna, mentre adesso sicuramente non è più così. Secondo me la donna italiana del sud è molto più solare, più coinvolgente, più amichevole rispetto magari a una del nord, ma questa è una cosa che è un po' in generale così per tutto. Come essere donna in Italia adesso? È difficile perché, per esempio, sull'aspetto del lavoro, data la difficoltà di inserimento lavorativo, la donna è sempre e ancora oggi vive ancora una difficoltà. Per esempio, mi viene in mente che spesso anche nei colloqui di lavoro viene chiesto alle donne se hanno figli, se vogliono avere una famiglia, perché il lavoro è poco e quindi spesso la donna vive la difficoltà di, non so, di dover pensare al lavoro anche in virtù delle scelte personali. E quindi, come abbiamo visto, è molto difficile definire la donna italiana. Ci sono molte differenze anche a livello regionale. Però una cosa è sicura, il ruolo della donna è cambiato molto negli ultimi anni in Italia e molto probabilmente continuerà a cambiare. Grazie mille per aver guardato questo episodio. Non vi dimenticate di iscrivervi a Easy Languages. Ciao!